Il ginseng siberiano è molto conosciuto nel mondo. È apprezzato per le sue proprietà. Ed è utilizzato in particolar modo per la sua capacità di rinforzare ed energizzare l'organismo. In generale, gli integratori a base di ginseng sono tra i più diffusi e utilizzati. E sono tutti noti per il fatto che possono incrementare i livelli di energia, ma anche migliorare la memoria e aiutare il corpo a resistere allo stress, sia fisico che mentale. Ad ogni modo, è opportuno fare caso alla differenza tra una varietà e l'altra. Infatti, i veri ginseng sono in realtà due: quello americano, Panax quinquefolius, e quello asiatico o coreano, Panax ginseng. Quello siberiano non è un vero ginseng. E infatti non contiene ginsenosidi, ovvero i principali componenti attivi della pianta, ma offre elevati livelli di eleuterosidi, sostanze che secondo gli studiosi possono stimolare il sistema immunitario e migliorarne le funzioni. Come abbiamo detto, la radice americana e quella asiatica contengono ginsenosidi, mentre quello siberiano contiene eleuterosidi. Questa è la principale differenza tra queste piante. Ma si presuppone che in entrambi i casi questi principali componenti attivi siano i maggiori responsabili di molti effetti positivi per la salute, nonché ciò che causa la presenza delle numerose proprietà medicinali di queste piante. Nella medicina cinese, il ginseng siberiano e gli altri due ginseng vengono utilizzati da migliaia di anni, in quanto si rivelano dei potenti adattogeni, ovvero dei vegetali contenenti delle sostanze capaci di aiutare il corpo a combattere lo stress e a difendersi da elementi dannosi. Inoltre, è doveroso considerare che tutti i ginseng vengono utilizzati per fornire energia all'organismo, per rafforzare le difese e per promuovere la giovinezza e la salute. Pertanto, la principale differenza tra queste piante è data sostanzialmente dal componente attivo, che non è lo stesso. Ad ogni modo, come possiamo notare, le proprietà e gli effetti per la salute sono sostanzialmente gli stessi, anche se quello siberiano non è un vero e proprio ginseng. Infine, è utile sapere che è stato riscontrato che la pianta siberiana vanta inoltre valide proprietà antivirali, toniche e rinvigorenti. Questo vegetale può essere assunto sotto forma di integratore naturale in polvere, capsule e compresse, ma può essere anche utilizzata la radice stessa per preparare bevande come decotti e tisane. È consigliabile introdurre questa pianta nella propria routine, nei periodi di stanchezza e debolezza, durante la convalescenza e anche in caso di temporanei problemi di scarsa concentrazione. Pertanto, è opportuno utilizzarla per un breve termine e solo se necessario. Naturalmente, il ginseng siberiano è anche un ottimo alleato per tutte le volte in cui si rivela necessario rinforzare il sistema immunitario, aumentare l'energia e la vitalità. E per quando si sta attraversando un momento di forte stress. Ad ogni modo, è doveroso considerare che assimilare dosi troppo elevate può causare nervosismo e insonnia. Bisognerebbe evitare o limitare l'uso del ginseng durante la gravidanza o l'allattamento e in combinazione con alcuni antidepressivi e antipsicotici, con la morfina e con alcuni farmaci per il diabete e per la fluidificazione del sangue. In ogni caso, l'assunzione a cicli di 2 o 3 settimane con pause della stessa durata è una valida soluzione che può aiutare a riscontrare benefici praticamente immediati. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.